dopo che la nostra vita fisica. Tutto è, dall'illusione alla realtà spirituale, attraverso Mario Del Giglio. Domanda: la crisi della morte può essere vissuta in modi diversi da chi crede nella sopravvivenza dell'anima e da chi non ci crede? A prescindere da queste convinzioni, qual è la sequenza delle esperienze che si vivono immediatamente dopo che la nostra vita fisica si è spenta? Guida, mio caro, come si può essere esaustivi nella risposta dal momento che ognuno, nella propria esperienza terrena, ha una sua visione della realtà? Poniamo per esempio un fervente cattolico oltranzista, fanatico della propria convinzione, oppure un seguace di qualsiasi tipo di fondamentalismo religioso, senza fare eccezioni. Ognuno vedrà la sua realtà della crisi, secondo ciò che ha vissuto nella vita terrena. Non si può dare per tutti la stessa risposta. Comunque potremo, per i primi attimi, diciamo attimi, ma potrebbero essere in termini terreni, anche anni da vivere in quella dimensione, credere in ciò che si è vissuto. Nelle domande successive andremo a chiarire i vari aspetti di questa crisi che voi chiamate morte. Ma intanto è importante dire che si tratta dell'inizio di una nuova realtà della vita spirituale. In fondo, è la vera vita.